Io quasi quasi ci ripenso. Alzate. Rimango qua. Alzate. Dai, su. Ci sta mettendo ora. Un attimo. No, non è come pensavo, no, perché è abbastanza ambiguo Lo so. come sei uscito e dove stavo io. Allora, le penitenze le scegliete voi, ragazzi. Di conseguenza, ha perso lui nell'ultima sfida. Andate a recuperare tutto quello che è successo. Perdonateci, il regista non lo porta, ma non è il caso, lo faccia vedere. Credo proprio di no, perché ok, già Direi di così è no. una situazione un po' particolare. Salutiamo. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. 8.000 mi piace su questo video entro la mezzanotte e domani stesso portiamo un nuovo episodio con la penitenza che decidono loro qui sotto nei commenti. Quella più votata, quella a cui Bene. lascerete più mi piace. Tanto fate tutto voi, regà, penitenze fattibili, mi raccomando. Se raggiungiamo l'obiettivo iscritti che vi ho messo a inizio contenuto, però, domani possiamo portare chi perde tra canna acqua. Forza, per 100% gas forza, va nella bene. sfida, eh? Nella nuova sfida di Kita Kato. Dipende tutto da Di voi. nuovo, ciao, abbiamo già salutato. Se ci seguite da tanto e non siete ancora iscritti, fateci questo favore. Ci piacerebbe veramente provare a raggiungere il milione di iscritti entro una decina d'anni. Però solo voi potete aiutarci a raggiungere quanto prima questo obiettivo. Non vi costa niente. Due canali di calcio, un canale extra calcio, tutti i canali in info box compariranno qui durante il video. Inguardabile. Allora, pronti? No, aspetta perché faccio innanzitutto same screen. Ma Sì, poi dobbiamo fare carta forbici sasso per chi comincia, ma che ci giusto, sto a c'hai pensare. ragione. Vai. Sei credibile tu, vestito così a ste condizioni. Credibilissimo. Non mi ricordo quanti mi piace ha preso, tanto l'avrò messo in Un miliardo e sovraimpressione. mezzo. Penso proprio di sì. Comincio io. Allora, io direi, prima di fare chi è, anzi, facciamolo. Chi è? Ci scaldiamo con la Serie A. Sì. Ripartiamo soft without steals. Se la situazione si protrae come è già successo in passato, allora possiamo mettere le Dirottiamo. steal e possiamo andare su European Va League. Credo tu bene. sia d'accordo, Va no? benissimo. Secondo te, te faccio sta domanda. Era meglio perde la partita precedente e indossa la maglia della Lazio? O è meglio quello che stai facendo in questo momento? Ma più o meno. Siamo lì! Cambia poco. Cambia poco. Ok, allora, without steals. Vai. Euros. Cosa? Euros, che significa? Che Allora è vero che hanno aggiornato. significa però Euros? Coppe europee. No. Fiorentina, giocatori che hanno giocato per le coppe europee. Cremonese, giocatori che O hanno campioni. militato. Non lo No. so. Senti, proviamo a mandare avanti. Euros. Sì. No, perché no, Ma dobbiamo. se no Hanno, era fai vero che una hanno cosa aggiornato. solo per curiosità. Vedi i risultati. Voglio vedere su sta colonna che ci esce. Almeno ci diamo una regolata. End as a draw, are you sure? E reveal. Giusto per Ma capire, scusate, eh. Che significa Euros? giocatori che hanno vinto le coppe, che hanno O che giocato hanno per quella squadra, semplicemente non con quella squadra. partecipato. Allora, Albertosi. Albertosi, Sì, ma non è Castrovilli. Gaetano. Sì, È è Gaetano Gaetano, come no? Ne Castrovilli. Castrovilli uno, eh. Albertosi, Castrovilli e Prati. Sai che non c'ho molto chiara la situazione. No, neanch'io. C'avevano ragione allora. Dice Gabbo, guarda che. Play again. Allora, Monza, Juve, Sassuolo, col Portogallo, Empoli e Inter. Proviamo? Proviamo, ma... Devo cominciare io? Eh sì. Va bene, comincio io. Allora. Rugamni. Proprio lui, Rugamni. Ok. Ok, vai. Scegli e decidi. Te voglio, mo che cominciano con Io infatti coppe e cavoli vari. Vai. Detto non so da dove così, sembra tu non ne sappia neanche partire. una. No, 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 nel senso qualcuno in mente ce l'ho, però non è facile. Io Ehi, ehi, ehi. faccio Lucio. Che ti ricorda?
Questa non la potete sapere perché è una cosa che è successa a me e a lui da piccoli. Ancora inspiegabile poi, tra l'altro, perché io non ho mai pronunciato quella parola. La voce sicuramente non era la mia, quindi non si sa chi l'ha fatto. No, era la voce mia, me lo ricordo bene, ma io lo ricordo di averlo detto. Agnelli, Cristiano Romaldo. Oh, non mi ha preso lo spazio, calma. Cristiano Romario. Io devo bloccare per forza. Facciamo così allora. Cristiano Ronaldo. Io direi... Nestor Sensini. E qua ve lo via. Ti sei andato a mettere in, tra virgolette, in gabbia con le mani tue, perché io mo c'ho doppia possibilità. Ho sbagliato, avrei dovuto mettere io Danimo da Carvaglio, ma sai perché non l'ho messo? Perché te pensavi che non perché ricordavo. Non gioco, esatto, non perché non conosco il gioco del Tris, ma porca miseria. A me mo un portoghese del Sassuolo o un ex di Empoli e Monza. Chiudiamo con un pareggio. Ma anche no. Allora, io sto cercando di far mente locale, di raccogliere tutte le mie skills possibili e immaginabili, ma ti dico la verità, a me non mi viene in mente. Ne sto cercando di far mente locale. Non mi viene in mente né un portoghese del Sassuolo, non ce l'ho proprio in mente, ma proprio zero totale. Secondo me si contano le dita della mano, probabilmente. Ma anche un... forse è più facile Monza-Empoli, secondo me. Forse, ma non sono neanche convinto. E il bello è che anche un ex Sassuolo-Empoli per me è abbastanza difficile. Cioè, mo come mo proprio... No, è l'unico che ho in mente. Porca che miseria. Cosa? Sassuolo-Empoli ce l'ho. Che dico? Mi freghi? Ma tanto, se non ti vengono in mente, vai. E poi non è detto che ce l'abbia in mente, tra l'altro. Poi, se lo dici così, poi a ste condizioni. Perché lo sai che quando c'è la doppia possibilità, ma non ce l'hai in mente nessuno dei due, è inutile. No, perché poi il problema è che non ti riesci a concentrare su nessuno dei due, fai un rimbalzo continuo da una parte all'altra e non riesci a fartelo venire in mente. È una questione di memoria, fa. Se non... parere mio, per come ragiono io, per come è la mia memoria, se ti è venuto in mente fino a mo, o ci devi stare veramente tanto tempo, devi scavare e magari riesci. Ma allora, io ti dico la verità, uno in mente per Monza Empoli ce l'ho. Sì, però non sei sicuro. No. Ma assolutamente. Prova. E al limite se termina con pareggio. E voglio provare solo a ricordarmi un attimo un Sassuolo Portogallo. Ma proprio. Ma secondo me qua parliamo di passato. Di passato anche no, abbastanza. No, secondo me parliamo di Serie A comunque. Quindi parliamo al massimo del giocatore di una decina d'anni fa. Al massimo. Sì, ricordatelo. È quello il problema. Senti, io intanto provo rischia. Questo. Tanto capace pure che. A parte che tu ogni tanto spari. Pirindelli. Ha sparato a caso, completamente a caso. Non so, no, non so perché c'avevo l'impressione che potesse aver giocato prima di Monza con l'Empoli, non lo so perché. Beh, se tu spari a caso, allora sparo a caso pure io. Prova. Ecco, senti, chiudiamo con pareggio. Tanto è inutile. Continuiamo a sparare nomi a caso. Mamma mia, io sono convinto che nel momento in cui Sassuolo Porto Sì. andiamo a fare reveal. Sì, mo guarda, mo esce. No. Animao! Sempre lui. Ma in brasiliano. Dai. Vai, chiudi. And as a draw, are you sure? Reveal missing players. Secondo me latte tirerà fuori un qualcosa degli anni. No, non credo. Dici che ti dice qualcosa di recente? Fa. Vertova. No, Vertova. Ce n'erano tre. Mendes. Pedro Mendes. Sì, sicuro. Se si chiama Pedro, il primo nome che mi è venuto in mente. Quindi è pari, ricomincio sì, io. Ricominci tu. Io direi che poi tranquillamente passa oltre. No. Sì, ma guarda, a me mette in difficoltà. A parte pure Seneca. No. Avanti. No, sono d'accordo. Cammina. No. Perché?
Champions League. Siamo curiosi? No, aspetta. Cerchiamo di capire questa dinamica. O Secondo me che hanno partecipato. che l'hanno vinta? C'è qualcuno che ha giocato alla Samp che ha vinto la Champions La Samp League? non ha vinto la Champions. No, non hai capito. Giocatori che hanno vinto la Champions che poi sono andati alla Hanno. Sampdoria. O che Sì. comunque stavano alla Sampdoria e poi hanno vinto la Champions altrove. Sì. E dello Spezia? Vogliamo fare una cosa? Regà, questa è una dinamica. Nuova, un Facciamo qui end tentativo. as a draw per capire i nomi che esce che tira fuori. Vai. Io credo che almeno possiamo adesso Champions Forse capire League un po' di e più. vincere o partecipare alla Champions perché cambia Partecipare. Oddio, no, tantissimo. forse partecipare è troppo. Generico, Troppo troppo facile. generico. Storari. Col Storari ha vinto Milan, la forse Champions. col Milan. Demetrio Albertini, Girardino. Alberto. Girardino Spezia. Sì, c'è stato. Solo due erano di Sì. conseguenza vincere la Champions League. Albertini, vabbè sì, la Vabbè, sono tutti Lazio. giocatori del Milan. Io La non mi Lazio, ricordavo sì. manco Albertini alla Lazio, figuratevi. Quindi quello significa Forse arrivato a sto punto, sì. vincere. E quando dice Vincere. Europe è più generico, vince una competizione Euros europea parla, qualsiasi. sì. Ok, Forse sì. hanno mischiato parecchio le carte in tavola però, perché Sì, questa è Serie A, non ci è hanno messo in facile. mezzo la dinamica europea, World Cup. e qua è vincere la Coppa del Mondo. Campioni del mondo addirittura. Sì, Campione del mondo che ha giocato a Lecce. campione del mondo che ha giocato a Udine. Oh mamma mia. Saltiamo. Ragazzi, io chiedo scusa, ma... Allora, su quello della Lazio, ok. Sì, grazie. E poi? Fa, Comunque è in tedesco. vedemo. È in tedesco del Reveal Missing. E certo. In tedesco, cioè, capisci che. Vabbè, in tedesco ha vinto il campionato del mondo. No, non ho capito. Aspetta, vediamo. Mazinho. Masigno, Llore, Fernando Llorente. Fernando Llorente è campione del mondo. Massimo Oddo va Massimo Oddo è bene. campione del mondo. Fernando Llorente probabilmente L'unico, sì. allora, l'unico tedesco del Lecce è Gumprecht. Pasquale Foggia della Lazio, ex, mamma mia. Vabbè, Mamma mia. ma questa era impossibile, cioè alcune erano difficilissime. Llorente non te la saresti mai ricordata. No, no, Masigno no, no, no. qua, e io altri 5 del Lecce non me li sarei. Questo non lo sa, non l'avrei mai No, non l'avremmo saputo. saputo, Cioè, certo. la che vuoi chiude qua. Cioè, sono veramente. Copa America! Coppa America vinta? Eh sì! Ma io che te. Ma che ne so io, fa? Mamma mia, però così c'è. Oh, Ma manca fa così. vabbè, però te posso dire, Copa America, alla fine devi pensare dei sudamericani. Ma che se hanno Non è vinta? manco. Vabbè, non è manco così La impossibile. proviamo? Provamoci, Dai, dai, tocca a se non te. affittiamo più. Allora. Prova. Famo se due risate. Riccardo Quaresma. Vai. Fabio, poi. Nedo Sonetti. Ok. Mamma mia, devo bloccare per forza. Prilo? No, Prilo? Pilro. Stava a scrivere Pirlo. Pilro. Un calciatore che ha Della giocato per la Lazio Lazio, io e che ipotizzo abbia vinto e che vinto, abbia non vinto partecipato, vinto la Coppa America. America. Qua devi, secondo me qua devi sparare nomi a caso, perché ricordare chi ha vinto la Coppa America, vedi un po', se ti dice bene, me blocchi, se ti dice male, ciaone. Guarda che faccia. Io intanto provo a portarmi avanti. Quindi mi lasci la possibilità. Proviamo. Eh? Se ti ricordi, se sei più bravo di me, vai. Io ho due nomi. Uno è recente. Io non so se era nel giro della nazionale. Io il rischio me lo so preso, sinceramente. Perché anche io un nome da chiudere là per fa Lazio e Coppa America ce l'avevo.
Io forse due addirittura, però io non so se l'hanno vinta la Coppa America. Io Prova. rischio. No, cioè, in realtà ce n'ho più. No, ma ce n'ho molti di più dei nomi. Devi provare a metterne uno. Devi provare a metterne uno. Io non vorrei sbagliare. Joaquín Correa. Ha vinto la Coppa America. Joaquín Correa, mi Eh ricordavo sì. bene. Siamo sul punteggio. Forse è proprio la stessa che ha vinto Lautaro. Eh sì, è quella, eh. Perché c'era. Eh sì, C'era. no, Correa non ci Lo avrebbe sai messo, che lì sarebbe non. andato molto più indietro. Io sai che c'avevo in mente, però non so se l'ha mai vinta. Vabbè, Erciolito Simeone. Boh. Vabbè, te pare. Sala, Marcelo Salas con Cile. Non lo so, io ho pensato ad Almeida. Argentina? Io c'avevo Almeida in mente, ho detto magari. Che Vabbè. tanto Simeone e Almeida più o meno, diciamo che all'epoca stavamo No, là. era Forse quella, Almeida Benoma. leggermente dopo, però cambia poco. Siamo sul punteggio di 1-1. 1-0. 1-0. Ma hai mai battuto tu finora? Me No, oh, lo so eccolo, sognato. 0-0. Me lo so sognato. Allora, cominci te a sto giro. Comincio io, sì, che ho perso, però che te dico? Te schippo? Vuoi cominciare? No, perché sta sempre Non vuoi cominciare quella cosa io? di mezzo. Tu che lo fa? Guarda, io Io con ci la. potrei pure provare, però. No, proviamo, su, ma la chiama Zompam. Proviamo, Vai. tanto parto sempre da mezzo. Già solo per questa io chiuderei il video. Chiuderei il contenuto qui, però chiudiamola qui. Allora, mamma mia. Andrea Petagna. Vabbè, ritagliare questo Nestor Cenzini. Aridaglie, Questo ci sarà capitato 917 volte. È sempre un nome difficilissimo. Perché? Perché hai messo là così? ricordi l'ex de Monza e Cremonese? Di questi non potevi provare Sì, potevo pure provare, certo. Però, ti nulla? Provi ricordo che a chiudere quello, certo. posso chiudere quello. O mi chiudi. Io sono un attimo. Dammi un attimo di tempo perché Monza Cremonese. Cioè, quante volte ci sarà capitato? Non credo così tante, perché forse abbiamo sempre skippato. Ma se abbiamo skippato, l'abbiamo letto un sacco di volte. Eh sì. Monza Cremonese. L'abbiamo letto proprio tante e tante Ma volte. chi va a ricordare chissà che nome. Effettivamente. Andiamo su Angelo Peruzzi. Qua, Decio Piazzo, Vesino. Se mi trovi in Uruguacio della Cremonese. Non mi dica che lo sai. Io, con Vabbè, questa faccia, ti pare che so tu questa faccia un proprio. Uruguacio della Cremonese? Monza Cremonese. Per me stiamo pure chiude qua, in pareggio. Ci abbiamo provato. Vado. Sì, no, tanto io l'Uruguacio da Cremonese. Però rileggiamoli che magari poi ce li Ci ridimentichiamo un'altra ridimentichiamo volta. Perché sicuramente. tanto ce li dimenticheremo. Studia! Non la so! Boh, ma qua non è questione di studiare, no, non l'abbiamo mai fatto. Riccardo Pereira. Ma non è lui, ma non ha giocato. Riccardo Ma no, Pereira. Riccardo, ma il Tucu? Maltucu Pereira? Maltucu Pereira non ha mai No, giocato alla quello è Cremonese. Roberto E chi è Pereira. questo Riccardo Pereira? Mo' mi sfugge. Ah no, quello è Cioè, Alvaro, scusami, dell'Inter, sta sbagliando. Mi sta confondendo con non Alvaro so chi Pereira. sia e quell'altro ancora peggio mi No, sento. Alvaro Pereira è quello che ha giocato con l'Inter, terzino sinistro. Sì, ok, no, dico quello, No, dico Riccardo, quello. boh, sto Pereira, No, boh. che è qua. No, no, cambia. Mamma mia, Pallone Pallone d'oro! Questa la d'oro! voglio fare, questa è bella. Tocca a me però. Vai. Allora. Mamma, però non è facile manco per niente. No. Un pallone d'oro che ha giocato al Verona. Non lo è. Non lo è. Non è facile. Voglio far danno, vai. Però no, aspetta, aspetta, aspetta. Più uno.
Devi skippare. Oh, sì, scusami. Fai skip perché so io. Vai. Sure. Vai. Eddie Baggio. Oh. Sì. Perlomeno. Sì, buonanotte. Per non rimettere Roberto Baggio, ovviamente. Ovvio, eh? Certo. Vabbè. Allora. Sì, devo chiedere per forza. Allora, e vabbè. Devi chiudere per forza, devi chiudere per forza. Ma il pallone d'oro che ha giocato a Verona. Un ex pallone d'oro. Di certo non ha vinto il pallone d'oro col Verona. Caceres. Cioè in vuoto di che? Precisamente. Vorrei mettere uno Roma a Bologna, ma... Ah. Me l'ha fregato. E Francesco, sì. Mi pare di sì. Ce ne stanno un botto comunque, me ne sono venuti in mente almeno 7. Allora, pallone d'oro del Verona non credo te lo ricordi. Il mio grande problema è che insieme anche il serbo del Bologna? No. Non è che non so il serbo del Bologna, è che io confondo i serbi. La nazionalità. Sì. C'è anche un Ic. Tra l'altro. Ma il problema è che la nazionalità è tutto dire. Senti, a me mi viene in mente lui. Ma io, serbo del Bologna, che ha giocato al Bologna, a me manca solo un pallone d'oro del Verona. Eppure a me. E chiudiamo la pratica. Ma chi è il pallone d'oro del Verona? Mo, cioè, io sto pensando a tutti i palloni d'oro, no? Io pure sto a cercare di tornare indietro. Magari qualcuno, qualche pallone d'oro passato che ha giocato de striscio al Verona. Non lo possiamo sapere. E non lo puoi sapere. Mentre palloni d'oro italiani. Ma non è neanche detto, perché può essere pure un pallone d'oro che l'ha vinto all'estero e che poi è stata una piccola parentesi in Italia. Mamma non lo puoi sapere. O spari, tiri a indovinare. Ma io sto provando a pensare pure al serbo di Bologna. Chi ci capisce? No, chi ci capisce? Chi se lo ricorda? È bravo, perché qua non c'è sta niente da capire, c'è sta solo da ricordare. Ricordassi. Eccolo, gli si è accesa la lampadina. Ma che mi si è accesa? Te si è spenta subito. Senti. Sei andato a caso, perché non te potevi ricordare che giocava per Verona. Hai buttato uno dei palloni d'oro Ho pensato. Un calciatore italiano che vinto ha girato il pallone d'oro. Che ha girato per tante squadre. Detto è l'unico. È l'unico, perché Baggio non può essere. No. Cannavaro non può essere. No. Chi è l'unico italiano che ha vinto il pallone d'oro e che può aver giocato a Verona? Paolo Rossi. Beh, siamo uno pari. Io direi di, direi di continuare su questa lunghezza d'onda. Certo. Adesso, se vai. Ancora del Verona. Però mo lo sappiamo. Mo lo sappiamo, tanto sarà uno solo. E World Cup top scorer. Cioè, quindi un calciatore che ha giocato nella Juventus. Qua ci voglio provare. Allora. Ah, vabbè. Sì. E vabbè, è okay. Ok. Senti, non mi di niente, ma io ce lo rimetto. Vabbè, devo mettere per forza però. Così. World Cup top scorer. Oh, ma World Cup top scorer Verona. Vabbè, allora qua. È ok. Io devo bloccare subito. Ce n'erano anche più facili. Non dovevi andare a scavare così lontano nella. Però fammi debloccare. World Cup top scorer che ha giocato per la Juve. Tu me freghi. Allora, un top scorer della Coppa del Mondo che ha giocato. Ovviamente per top scorer se intende a fine mondiale. Capocannoniere. Io non so se è mai stato capocannoniere del mondiale, perché a me mi è venuto un calciatore mi è venuto in mente.
Ci provo, ma lo sapevo che non era capocannoniere. Proprio lui. Era facilissimo. Ce l'avevo sotto gli occhi. Stavo a pensare a tutti tranne che a lui. Avevo pensato a Trezeguet. Vabbè, Zidane, no. Avevo pensato a Trezeguet. Ma come mi ha fregato? Ma con che faccia mi sta fregando questo? Quindi 2-1 per te. Il regolamento ve lo abbiamo spiegato per la penitenza. Se arriva l'obiettivo iscritti entro la mezzanotte, facciamo al prossimo chi perde tra canna acqua. Che poi quello in realtà chi perde tra canna. Si può fare anche la penitenza e il chi perde tra canna acqua, mo che ci penso. Se arrivano gli Certo. obiettivi, si possono fare entrambi senza alcun problema. Bene. Quindi gli obiettivi devono arrivare, però la penitenza più votata qui sotto nei commenti e vi portiamo il nuovo episodio direttamente domani stesso. Dipende tutto da voi. Grazie per la E visione. alla prossima con un nuovo video. Ciao, regà.